Allo scoppio della prima delle nove bombe, ho creduto si trattasse dell'esplosione del cannone indicante il mezzogiorno. E ho visto altri che istintivamente tirano fuori l'orologio. Debbo la mia salvezza all'essere vicinissimo alle autorità, contro cui le bombe vengono scagliate, cioè nella parte più stretta del cono che la bomba, battendo a terra ed esplodendo, irradia. Tuttavia, il povero generale Liotta, che mi sta a fianco, ci rimette una gamba. L'abuna Cirillo, guida della chiesa copta etiope, che mi sta all'altro fianco, è colpito da parecchie schegge, cade addosso a me e mi copre con la sua tozza persona. La seconda bomba colpisce anche me, ma non me ne accorgo subito. A scrivere è Ciro Poggiali, inviato del Corriere della Sera al seguito delle truppe italiane che occupano l'Etiopia. Per il suo giornale Poggiali scrive degli articoli di propaganda, ma nel proprio diario segreto pubblicato postumo nel 1971 scrive ciò che vede realmente. Questo brano è datato 19 febbraio 1937, il giorno 12 del mese Yekatit per il calendario etiope. Il 3 ottobre 1935 il Regno d'Italia aveva iniziato l'invasione dell'Etiopia. Un paese che aveva già aggredito venendone respinto nel 1896. Per non rischiare la sconfitta o lo stallo in un'impresa che doveva mostrare la potenza e il prestigio del regime, Mussolini aveva inviato nel paese africano 600.000 tra soldati e lavoratori militarizzati italiani. Il costo di tutta l'operazione lo aveva costretto a introdurre una nuova tassa, le accise sulla benzina. Inoltre, il dispendio di materiali e risorse contribuirà alla arretratezza di cui poi darà prova l'esercito italiano nella Seconda Guerra Mondiale. L'Etiopia era l'unico paese africano ad essere sempre riuscito fino a quel momento a respingere ogni tentativo di invasione. Si trattava di un impero multietnico e multireligioso, anche se dominato da un'aristocrazia di etnia Amhara, fortemente legata alla chiesa cristiana copta che aveva segnato buona parte dell'identità del paese. Nel 1930 era salito al trono il Negus, cioè l'imperatore Haile Selassie, che aveva iniziato una graduale opera di modernizzazione, ad esempio abolendo la schiavitù, fondando l'Università di Addis Abeba, promulgando una costituzione ed iniziando ad accentrare il potere nelle mani dello Stato, togliendone pezzi importanti dalle mani dell'aristocrazia. Nel 1935 e 1936 le truppe italiane avanzarono dalle proprie colonie in Eritrea e Somalia e lo fecero usando non solo aerei e carri armati, ma anche armi chimiche come i gas asfissianti proibiti dalle convenzioni internazionali. Il 5 maggio 1936 le truppe italiane guidate dal maresciallo Badoglio entrarono nella capitale etiope, Addis Abeba. Il 9 maggio Mussolini poté annunciare il ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma. Di fronte all'invasione italiana, Haile Selassie si era rivolto alla Società delle Nazioni, dominata da Francia e Inghilterra, che aveva imposto all'Italia delle sanzioni, cioè in pratica un embargo sul suo commercio estero. La cosa però non era stata molto efficace nel contesto di crisi economica che si era aperta dal 1929. E per di più queste sanzioni vennero abbandonate da tutti non appena le truppe italiane presero la capitale etiope. Sembrava che tutto fosse andato secondo i piani di Mussolini, ma in realtà aveva sottovalutato la volontà delle popolazioni etiopi di difendere la propria indipendenza. L'8 luglio 1936 il duce ordinò al viceré d'Etiopia, il generale Graziani: «Autorizzo ancora una volta Vostra Eccellenza a iniziare e condurre sistematicamente politica del terrore e dello sterminio
contro i ribelli e le popolazioni complici. Graziani aveva già represso con gli stessi sistemi la resistenza delle popolazioni libiche alcuni anni prima. Ma questo approccio fu controproducente. Il fatto di non tenere in benché minimo conto la volontà e gli interessi delle popolazioni conquistate, il disprezzo razzista, l'uccisione a tradimento dei nobili etiopi che si erano arresi come i fratelli Cassa, la fucilazione di uno dei vescovi copti più stimati come l'Abuna Petros, non fecero che rafforzare la resistenza etiope. A metà febbraio 1937, Graziani credeva di aver ormai piegato le popolazioni etiopi. Stava anche cercando di dividerle mettendo quelle musulmane contro quelle cristiane che avevano dominato il paese sino all'invasione italiana. Il 19 febbraio il viceré aveva deciso di celebrare la nascita del figlio dell'erede al trono italiano, il futuro Umberto II di Savoia, presiedendo alla distribuzione di monete d'argento ai mendicanti di Addis Abeba presso il piccolo Gebi, l'ex palazzo imperiale. Si trattava di compiere un gesto propagandistico facendo qualcosa prima riservato al Negus. Fu quella l'occasione che colsero Abram de Bock e Mogus Asgedom, due giovani eritrei solidali con la resistenza etiope, per compiere un attentato spettacolare contro gli occupanti. Furono loro a scagliare le 9 bombe a mano contro il palco delle autorità. I morti furono 7 e i feriti 50, tra cui il viceré Graziani. La rappresaglia fu immediata. Ciro Poggiali, dopo essersi fatto medicare una leggera ferita alla gamba, vi assistette e la descrisse nel suo diario. Tutti i civili italiani che si trovano ad Addis Abeba, in mancanza di una organizzazione militare e poliziesca, hanno assunto il compito della vendetta, condotta fulmineamente coi sistemi del più autentico squadrismo fascista. Girano armati di manganelli e di sbarre di ferro, accoppando quanti indigeni si trovano ancora per strada. Vengono fatti arresti in massa, mandri di negri sono spinti a tremendi colpi di curbascio, frusta di nerbo di bue, come un gregge. In breve le strade intorno al Tukul, capanne, sono seminate di morti. Vedo un autista che dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di mazza, gli trapassa la testa da parte a parte con una baionetta. Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara ed innocente. A dirigere il massacro in questa prima fase non sono le autorità militari, ma il federale del Partito Nazionale Fascista in Etiopia, Guido Cortese. Gli esecutori, come scrive Poggiali, sono in molti casi civili italiani, ma anche carabinieri e soldati, sia italiani sia collaborazionisti eritrei, libici ed etiopi. La strage indiscriminata proseguì per 2 giorni, fino al 21 febbraio 1937, facendo nella sola Addis Abeba almeno 3.000 vittime. Poi Graziani prese il comando delle operazioni, dirigendole verso obiettivi più precisi. In primo luogo contro la classe dirigente che aveva cercato di modernizzare l'Etiopia, soprattutto contro i giovani laureati in Europa. Poi contro chi custodiva la cultura locale, i cantastorie e i sacerdoti copti. Presso il monastero di Debra Libanos, grande santuario della chiesa cristiana copta, vennero uccisi dalle truppe italiane almeno 2.000 tra monaci, novizi, insegnanti e pellegrini. Questi massacri non fecero altro che alimentare la resistenza, che divenne una vera e propria guerra di popolo in buona parte dell'Etiopia. Gli Arbenuok, i partigiani etiopi, ebbero nel 1938 il supporto di un piccolo gruppo di comunisti italiani e nel 1941 liberarono il proprio paese insieme alle truppe inglesi.
Il 5 maggio di quell'anno, Haile Selassie rientrò ad Addis Abeba liberata e in quell'occasione disse: «Oggi è un giorno di felicità per tutti noi, dal momento che abbiamo battuto il nemico. Rallegriamoci nello spirito di Cristo. Non ripagate il male con il male. Non vi macchiate di atti di atrocità, come ha fatto fino all'ultimo il nemico».